Nuova puntata di edili.com, nuovo focus sul mondo del lavoro. Dall'Istituto Professionale Edile, una mattina ricca di corsi di formazione, dagli FTS agli FP, corsi dei ragazzi più giovani, fino alla formazione per le persone attualmente disoccupate. In più vedremo una classe dell'Istituto Pacinotti in alternanza scuola-lavoro. Le imprese che oggi operano nel settore si trovano a doversi confrontare con un tasso di innovazione molto alto, che riguarda sia i materiali, sia i processi, sia la concezione stessa del costruire dei prossimi anni. Tutto questo chiaramente ha colto impreparata la maggior parte delle imprese, le quali oggi si trovano, anche a seguito della lunga crisi del settore precedente, a corto di manodopera. Ecco, noi come IPLE, in particolare con il servizio lavoro, stiamo raccogliendo appunto moltissime istanze di imprese, richieste di personale che vanno dal meno specializzato, quindi personale di cantiere, per intendersi, manovali, a figure molto specializzate. Cambiano proprio anche i ruoli, dove il responsabile di cantiere oggi è sempre più una figura che si deve confrontare con una contaminazione di saperi molto importante, e questa è un po' la linea che sta muovendo le attività di IPLE, per cui noi stiamo cercando, grazie anche alla fortuna di possedere un grandissimo laboratorio in cui si può riprodurre sostanzialmente la vita di cantiere, stiamo cercando di avvicinare e il mondo universitario al cantiere e, diciamo, il lavoro tradizionale, il sapere tradizionale invece a quelle che sono le innovazioni. Innovazioni che sono anche di carattere digitale, pensiamo a tutta alla sensoristica che oggi viene inserita all'interno delle costruzioni, pensiamo al tema della sostenibilità, pensiamo al tema, ad esempio, del ciclo del prodotto che comincia a intervenire anche all'interno del mondo delle costruzioni, e quindi di qui una serie di progetti su cui stiamo operando per rigenerare un vivaio di figure nuove da immettere nel mercato. Una vera ricchezza sono in questo senso i giovani, che noi andiamo a cercare chiaramente nelle scuole, costruendo reti di relazioni con le scuole. Alle mie spalle forse riuscite a vedere i ragazzi del Pacinotti, che sono qui nella logica dell'alternanza scuola-lavoro e stanno sperimentando la costruzione di muretti, archi, colonne, anche per entrare un po' anche a contatto con la materia. In tutto questo, chiaramente, che parrebbe in parte positivo, con le sue criticità, vi è da considerare il tema della sicurezza. Un tema che oggi, anche con le cronache di quello che stiamo sentendo in termini di incidenti sul lavoro, è un tema che ancora di più è vitale e centrale. Noi di IPLE pensiamo che la sicurezza debba rimanere comunque un valore. Un valore imprescindibile. Quindi chiunque vorrà fare impresa nei prossimi anni dovrà fare proprio il tema della sicurezza a tutti i livelli. In questo noi diciamo che un buon 60% delle attività formative di IPLE è legato al tema appunto della sicurezza, a cui noi crediamo molto. Al giorno d'oggi, con tutti i rischi che si sottopongono, diciamo, i lavoratori, è molto importante fare sia formazione che informazione, diciamo, per ridurre tutti quelli che sono i rischi che i lavoratori si sottopongono. A scuola ci sensibilizzano molto e infatti facciamo anche una materia apposta per la sicurezza dei cantieri, però diciamo che non sempre queste regole vengono rispettate, ma andrebbero rispettate per salvaguardare appunto la propria sicurezza. Allora, il corso che c'è in questo momento è rivolto a persone in cerca di lavoro, ha una durata di 160 ore,
riguarda tutte le materie che rientrano nel settore edile, quindi anche dalla sicurezza alla progettazione, alla misurazione, alla restituzione grafica, tutto quello che è anche appunto la parte poi di laboratorio. E partiamo con le basi, muratura semplice, basica, per poi portarli anche a un livello un po' più superiore con della posa appunto del cappotto, perché in questo momento la richiesta che arriva dal mondo edile, quindi dalla richiesta di mercato, è quella di avere del personale già un po' più rivolto alla posa del cappotto. Adesso sono 15 ragazzi che vengono formati e dal mese di luglio saranno già, come dire, immessi nel mondo del lavoro edile. Che cosa si può fare per accrescere consapevolezza nell'ambito sicurezza? Io credo che nelle persone sia importante la formazione. D'altronde il nostro istituto nasce principalmente per la formazione alla sicurezza dei lavoratori e non solo, quindi alla formazione nell'ambito dell'arte e mestiere, quindi di imparare un lavoro, ma principalmente per il lavoratore apprendere nell'ambito del lavoro la sicurezza che deve porre nel momento in cui si approccia al nuovo lavoro, in questo caso al lavoro edile. In questo devo dire che anche il CCNL prevede le 16 ore di sicurezza prima di entrare in cantiere a ogni lavoratore, ma questo molte volte viene visto come una pro forma da parte del lavoratore e molto di più da parte dell'impresa. Io credo che entrambi, lavoratori e imprese, debbano comprendere invece l'importanza della formazione alla sicurezza, formazione che deve essere garantita e portata ogni giorno sempre di più nei luoghi di lavoro e dentro la conoscenza e coscienza dei lavoratori. Io credo che bisogna fare sempre di più campagna di sensibilizzazione anche in quelle operazioni che sembrano normali e che possono essere quelle che creeranno domani un problema al lavoratore e quindi indirettamente alla società. Ascoltiamo adesso il punto di vista da parte di un esponente del mondo imprenditoriale bolognese sull'andamento del settore edile, sulle prospettive future e sull'importanza della sicurezza in azienda. L'edilizia, come io dico spesso, ha questi 12-13 anni di crisi, la crisi più importante degli ultimi decenni come periodo di durata, ha portato a una perdita di una generazione, lo diciamo sempre sia tecnici che operai. Però adesso l'edilizia si sta riprendendo con i nuovi investimenti,
Sicuramente dovrà evolversi mentalmente con le parti tecniche, perché l'edilizia è in continuo sviluppo e tutti sappiamo che l'edilizia è sempre stato l'elemento trainante dell'economia italiana, perché col suo indotto ha portato a far lavorare parecchie persone, potendo dare la possibilità di mantenere famiglie e guardare un futuro. Sono positivo sul discorso dell'edilizia, credo che ripartirà, perché l'edilizia non può fermarsi, perché se muore l'edilizia muore l'economia di un paese. Spero negli investimenti del governo, perché possono sbloccare certi appalti pubblici di cui l'Italia ha tanto bisogno per la ristrutturazione di ponti, viadotti, anche perché sappiamo che la roba fatta negli anni 60, dove la durabilità del calcestruzzo era 50-60 anni, sta andando in difficoltà e quindi c'è un'opera importante di ripristino, di ristrutturazione, come vediamo il mercato, dei fabbricati, più che costruire, perché sono già in esubero i numeri, e sicuramente attività commerciali. In CEA sicuramente la sicurezza è un valore. Sicurezza, fare sicurezza in un'azienda del settore edilizia è una operazione spesso complicata. È un fatto prima di tutto culturale. Noi da sempre puntiamo e investiamo in sicurezza. Come azienda abbiamo persino sviluppato un'app chiamata Job Safer, che assiste e aiuta i lavoratori a verificare il corretto indossamento, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, fondamentali per svolgere al meglio il nostro lavoro. Questa app viene installata sullo smartphone dell'operatore e sostanzialmente avvisa l'operatore stesso se il caschetto, il gilet ad alta visibilità o le scarpe non vengono indossate correttamente. Quindi l'app in prima battuta emette un segnale e avvisa l'operatore stesso, se il segnale viene ignorato l'app comunica direttamente con il preposto e poi a salire. Questo è un esempio concreto di quanto appunto CEA abbia investito e intenda investire in sicurezza. Chiaramente è un lavoro continuo, non basta progettare un'app, bisogna spiegarla ai lavoratori, bisogna spiegare l'importanza del rispetto delle regole in materia di sicurezza, prima di tutto per la salute del lavoratore stesso, poi per l'azienda stessa. Quindi è un lavoro lungo che non ha mai una fine, va coltivato.